Buongiorno, mi viene già da ridere perché sto già pensando al fatto che sto per dire delle sciocchezze. Praticamente inizia oggi una serie di video che potrebbe anche vedere quest'unico video, per quello mi veniva da ridere, sui prodotti top dell'estate o perlomeno quelli che sto utilizzando di più in questo periodo. Sì, vabbè. La casualità vuole che quest'anno io stia utilizzando un sacco di prodotti spray e che mi ci stia trovando molto bene. Per questo motivo ho pensato di raggrupparli tutti in un video dedicato ai prodotti spray che mi stanno piacendo tanto. Questa è un po' la intro. Allora, pescherò senza ordine logico. Nella scatolina c'è anche un calzino, non so perché. E partiamo da idratanti corpo. Che ce n'è uno. Ok, cos'è, un animale? No, polvere. Allora, il primo spray di cui voglio parlare, anche Harry vuole contribuire come al solito, è questo Cartier Huile Sèche Multi-Usage alla camelia e all'argan Multipurpose Dry Oil. Allora, quest'olio è un consiglio d'uso applicare sul viso e corpo per nutrire la pelle, sui capelli prima o dopo il lavaggio come protezione. Sui capelli, onestamente, fammi capire il livello. Sui capelli non l'ho mai utilizzato. Lo uso, Harry, e datti una calmata. E mi morde, ma io non lo so. Sui capelli, non l'ho mai utilizzato. Non l'ho mai utilizzato, lo uso però spessissimo sul corpo quando non ho voglia di aprire il barattolo della crema. Esco dalla doccia, umidiccia ancora post accappatoio, diciamo, e mi spruzzo su braccia e gambe questo olietto. È un olio vero e proprio, nel senso che, pur essendo spray, non è che si assorba in un nanosecondo, comunque ha bisogno del suo tempo per essere massaggiato e per asciugarsi, per penetrare nella pelle. Però mi ci trovo molto bene, idrata molto bene, ha un buon profumo. L'ho acquistato da Melissa Erboristeria. Poi, secondo prodotto che tiriamo su, Harry non vuole che io metta le mani qui dentro. Ok, Natura Siberica Hair Styling Spray. Allora, anche di questo prodotto sono arrivata qui, come potete vedere da qua, ve lo faccio vedere da vicino. Hair Styling Spray. Allora, quando utilizzo questo prodotto, io, come ben sapete, non lavo i capelli tutti i giorni, spesso neanche un giorno sì, un giorno no, magari un paio di volte a settimana. Ci sono però magari quelle giornate in cui, che ne so, cosa ti ho fatto? Cioè, tu ti sei incastrato e io devo essere punita. Fammi capire il senso. Vabbè. In cui magari mi faccio magari una treccia, spruzzo poi questo spray, ci vado a dormire, la mattina dopo sciolgo la treccia. Sciolgo le trecce, cavalli. Bella, no. E mi dà un bel mosso. Quindi questo hair styling spray serve sia a styling vero e proprio dei capelli, questo video non è serio, styling vero e proprio dei capelli, quando magari li ho appena lavati, li voglio dare anche solo, che ne so, un senso qui, quando io ho i pelettini volanti. Allora, che ne so, faccio anche solo un pucciu, poi spruzzo questo spray, massaggio con le dita e metto tutto a posto. Insomma, è un vero e proprio gel in formato liquido spray. Ci trovo molto bene, ha un profumo fantasticissimo. Vi metto nell'info box tutte le informazioni dove potete trovare i vari prodotti che vi faccio vedere. Se Harry mi dà l'autorizzazione, pesco un altro prodotto. Quanta roba! Allora, solari, ve ne faccio vedere due, entrambi spray. Questo tappo di cos'è? È un tappo vagante, forse è dell'hair styling. Sì. No, niente, vabbè, niente, solo casino sto facendo. La smetti. Allora, due solari, ve li faccio vedere entrambi. Questo è dell'anno scorso. So che i solari andrebbero cambiati tutti gli anni, questo però a me piaceva tanto, ce n'è ancora a metà, lo uso magari in questi giorni di piscina prima delle vacanze, ed è un semplice solare spray dell'Avène. Questo però è abbastanza classico, nel senso che è più leggero delle creme, però va comunque spruzzato e massaggiato, cioè ve lo faccio vedere sul braccio, vedete che fa il bianco. Adesso vado a lavoro protetta, sono in pausa pranzo. Però mi ci trovavo molto bene perché è
di asciugatura rapidissima, mi proteggeva molto bene lo scorso anno. Se siete in farmacia e volete un solare spray da farmacia, questo dell'Avène ve lo consiglio in assoluto, anche se la rivelazione di quest'anno è indubbiamente questo: Hawaiian Tropic Satin Protection, Fast Absorbing and Non Greasy, non è grasso e si assorbe velocemente. Allora, questo io l'ho utilizzato due volte e poi l'ho messo subito via, perché questo è il solare che io porterò in Grecia. Vorrei tanto trovare anche il suo tappo, forse nella busta. La figata di questo solare qual è? Protezione 30, è molto profumato, protegge, ma soprattutto, non so se riesco a farvi vedere, cioè è come se fosse lacca, è come se voi vi spruzzaste sul corpo una lacca, cioè questo non va nemmeno spalmato, è proprio solare a zero sbattimento. E secondo me, ecco, eri si è liberato, magari si dà una calmata, e secondo me è anche positivo, nel caso in cui non vogliate cose di farmacia o eco bio, per i bambini, perché i bambini si sa che si fa sempre fatica a spruzzare il solare, questo anche da lontano così glielo potete spruzzare e i bimbi sono protetti, ed è veramente una figata. Dopo che l'ho utilizzato un giorno in piscina con la mia amica, lei se l'ha andata a comprare, perché ha veramente quel profumo di monoio un po' chimico, super estivo, però mi piace molto sia il fatto che protegge, che si trova in supermercato, che non va spalmato in assoluto ma solo spruzzato. Figata, io l'avevo utilizzato anche sul viso. Vediamo un po' se trovo qualcos'altro. Ah sì, Harry teneva in ostaggio un sacco di cose molto fighe, anzi forse è l'ora che io mi dia una mossa. Questo è un prodotto strafigo. Brezza luminosa, fluido, bifasico, profumato, rinfrescante e illuminante. Allora, io non saprei come descrivervi questo fluido di Bioficina Toscana. Vi leggo cosa c'è scritto dietro: innovativo fluido per viso, corpo e capelli, composto da due fasi, una oleosa e una acquosa. Nella fase oleosa l'olio biolocale di girasole, bla bla bla. Nella fase acquosa il succo di aloe è arricchito da fattori di idratazione naturale e un principio funzionale innovativo e azione idratante lenitiva. Brezza luminosa, da sollievo alla pelle stressata, idrata senza ungere, valorizza la bronzatura e illumina con un discreto effetto scintillante, lasciando un dolce profumo. Allora, io questo spray lo utilizzo spessissimo la mattina, quando magari la sera non ho avuto voglia di mettere la crema idratante, quando voglio darmi un po' di profumo, quando voglio darmi una lievissima un lievissimo effetto luminoso perché ha delle pagliuzze dorate, e in più profuma, cioè profuma di buono, profuma di caldo, profuma di estate, profuma di dolce, quasi come se fosse un sottofondo di miele fiorito, è buonissimo. E io mi ci faccio il bagno, cioè veramente anche, che ne so, così in testa, è fighissimo. E non saprei come descrivervelo se non una chicca multiuso corpo capelli, idratante, rinfrescante, profumante, illuminante. È spettacolare questa cosa qua, grande grande idea di Bioficina Toscana. Brevissima menzione per questo deodorante che ho acquistato a 6,90€ da Timiama Torino, Green Natural, deodorante spray no gas al lume di potassio, non contiene alluminio, alcol, parabeni, SLS, il profumo che ho preso io è brezza marina. Ed è ottimo, un deodorante che deodora, funziona tutto il giorno, ora non posso rispondere, e ve lo consiglio altamente, adatto a tutti i tipi di pelle, antibatterico naturale, antiodorante, senza coloranti, non lascia l'oli, made in Italy, veramente un buon deodorante naturale. Un profumo che è stato un amore, smetterà prima o poi, amore odio, è questo Jardin de Vie Grenade di Veleda. Allora, questo profumo me l'hanno regalato quelli di Veleda al Cosmo Prof, e ho un rapporto di amore odio, chissà chi è, perché in realtà se annuso non è un profumo che io in profumeria sceglierei, però poi mi piace e me lo spruzzo tutti i giorni, se non me lo... Questo è Harry che mi ha buttato giù il telefono. Ma cosa sta succedendo oggi? Più ho la faccia lucida, il delirio. Però me lo spruzzo tutte le mattine e una volta che me lo spruzzo mi piace. Quindi un profumo che non avrei magari scelto, ma che poi in realtà ce l'ho lì e mi piace. Se lo volete annusare, penso che si trovi dai rivenditori Veleda, tipo Natura Sì, e posti del genere, tipo Biobotteghe, chi ne ha più ne metta. Chi più ne ha più ne metta. Ultimi due prodotti, sono entrambi per i capelli, ma di questo ne parlo per ultimo perché vi devo spiegare come si usa. Sto utilizzando molto Alessandra Scudo Divino, difesa dei capelli dai danni di sole e mare, termoprotettore di sezione aurea,
sapete che anche lui lo sto utilizzando parecchio. Lo scudo divino è un trattamento spray che protegge i capelli dalle fonti di calore. Malva emolliente idratante, rosa centifoglia che contiene pectine, flavonoidi e antociani. Pantenolo, estratto bio di rosmarino, gel d'aloe e maltodestrine sono sinergicamente combinati tra loro per idratare e robustire il fusto del capello. Io questo lo spruzzo almeno 3-4 volte tutti i giorni che sono al mare o in piscina. I capelli quest'anno stanno benissimo, ho comunque fatto la tinta, ma le punte sono idratate, luminose, non ci sono doppie punte nuove, il capello è forte, quindi questi due prodotti che io sto usando per i capelli mi stanno salvando l'estate. Questo lo lascio per ultimo perché ve lo devo spiegare. Ne ho parlato altre volte, però quando pubblico magari le foto su Instagram le ragazze continuano un po' a chiedermi come funziona. Allora, innanzitutto vi volevo dire che questo qui lo vedete nuovo perché l'ho ricomprato. L'ho ricomprato perché l'ho perso. Ero tornata da Forte dei Marmi ed ero arrivata più o meno qui, quindi contavo di farci tutta l'estate tranquilla, però l'ho perso. Speravo fosse caduto in macchina delle mie amiche, non c'è. Speravo di trovarlo mettendo a posto le borse del mare, il borsone del weekend, non c'è, niente. Alla fine me lo sono comprato e chi di voi mi segue su Instagram avrà visto che in realtà ne ho comprati 4. Ne ho presi 2 per me e 2 per 2 mie amiche, perché gli ho detto: no ragazze, siete curiose, ve lo prendo perché ho lo sconto ancora attivo e lo dovete provare per forza. Loro lo avevano provato al mare e quindi l'ho comprato anche a loro. Questo è un balsamo spray, però come funziona? Io lo utilizzo in due modi. Quando sono a casa lo uso in questa parte dei capelli qui, perché le lunghezze le tratto con balsami, maschere un po' più anche pesanti e corposi. Attaccata alla radice non mi va mai di mettere prodotti troppo pesanti perché ho paura di appesantirli, quindi uso questo prodotto che mi districa per l'appunto anche la parte del capello più attaccata alla cute senza appesantirmelo. La figata però è nata quando ho iniziato a portarmelo in piscina, perché che cosa faccio? Io arrivo in piscina e mi spruzzo questo, ok, faccio il bagnetto, mi faccio la doccia, dopo la doccia mi spruzzo questo qua abbondantemente, profuma di buono e soprattutto mi districa il capello, cosa che non mi fa questo prodotto qui, che mi protegge dal sole ma non mi districa i capelli. E non so voi, ma io quando vado al mare o l'acqua normale della doccia, perché non ci si può fare lo shampoo in piscina, o l'acqua di mare o quello che è, il capello è magari protetto, però mi si raggruma tutto in un unico dread, o comunque arrivo alla sera che sono secchi e pieni di nodi. Quindi ho detto: proviamo questa cosa qua. I capelli stanno benissimo, io mi spruzzo questo qui, lo lascio su anche 1 o 2 ore o comunque fino al bagno successivo, in cui poi diciamo che alterno questi due prodotti. Però è successo che una volta, io lo so che questo andrebbe sciacquato, ma è successo che io non l'ho sciacquato, ovvero questo ovviamente vale perché i capelli ricci, chi li alisce è meglio che li sciacqui, altrimenti c'è il rischio che sporchi il capello, immagino, non lo so. Sono andata in piscina, sciacquo i capelli sotto la doccia, mi spruzzo questo, faccio una bella treccia. Sono arrivata a casa, ho sciolto i capelli che nel frattempo si erano asciugati ed erano rimasti lievemente a onde ed erano morbidissimi, ma non pesanti. Io so che ci sono ragazze ricce che non sciacquano il balsamo proprio come tecnica di styling, quindi questa più o meno è una cosa simile. Quindi mi piace perché da un lato io arrivo a casa dalla piscina che non ho i capelli né secchi né crespi né niente, dall'altro mi dà anche un bell'effetto styling. Quindi io sto continuando a insistere, questo penso che sarà insieme a questo l'unico full size che io porterò in vacanza con me. Di tutto il resto porterò dei campioncini. C'è lo sconto ancora attivo fino a domani 4 agosto. Basta, ho finito, penso di aver parlato tantissimo, però i prodotti erano parecchi e sono tutti molto validi. Vi metto qui sotto tutte le informazioni su tutti i prodotti tranne questo e questo e vabbè, no, ve lo metto di tutto se no non vale. E noi ci vediamo al prossimo video. Questo è stato un po' pazzerello e niente, alla prossima, ciao.